La laurea oggi, la più grande mostra su Totò che apre il 13 aprile, il museo di Totò che contiamo di inaugurare tra dicembre e gli inizi del 2018 e le altre tantissime iniziative, perché Totò è Napoli e Totò è in ogni napoletano sempre, è immortale da questo punto di vista. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, parla di Antonio De Curtis in arte Totò, a margine della cerimonia per la consegna della laurea in discipline della musica e dello spettacolo a 50 anni dalla morte del principe della risata. Nella mattinata di mercoledì 5 aprile 2017, presso l'Aula Magna della sede centrale dell'Università Federico II di Napoli, è stato consegnato l'attestato nelle mani della nipote Elena. L'ultima parte della sua vita lui era rimasto un po' deluso da, diciamo, la critica e quant'altro, però voglio dire che con questo, a 50 anni della sua morte, che poi a questo punto non potrei dire di morte perché è come se fosse una rinascita, Totò viene ricollocato in un altissimo rango con tutto quello che ha saputo dare come artista e come poeta. Il nonno ha fatto scuola tra i banchi della strada, per cui questa è un'onorificenza enorme per lui. Forse l'avrebbe guardata con un sorriso adesso, da lassù posso pensare che cosa sta dicendo. Per cui penso che per lui è una grande appartenenza quello che è riuscito a dare a tutti noi, come grande napoletano e soprattutto come napoletano. Il riconoscimento è stato suggerito da un illustre laureato dello stesso Ateneo, vale a dire Renzo Arbore. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per i beni culturali Dario Franceschini, che afferma di essere cresciuto a pane e Totò, e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Una grande personalità del mondo della cultura, del teatro, dello spettacolo, una grande umanità, uno dei simboli dell'Italia vera. E anche una personalità del mondo dello spettacolo che ha condiviso il destino di tanti nel mondo dello spettacolo in Italia, quello di essere onorato ed apprezzato dopo la morte. Come sapete, quando era in vita c'erano molti ambienti, soprattutto radical chic, che guardavano a Totò come a un personaggio minore. Gli anni ci hanno aiutato a scoprire la grande umanità ma anche la grandissima arte di Totò. È dunque un gesto doveroso quello della Federico II, che si aggiunge ad una iniziativa che abbiamo promosso come regione con la RAI per ricordare nel suo anniversario questa grande figura.